No. No, dai, pinguino pescatore, muoviti. Ma voglio i soldi, voglio i soldi. Muoviti. Oddio. Da quanto sei lì? Ma che stai facendo? È un gioco nuovo. Guarda, devi costruire la tua città di pinguini. C'è il pinguino minatore, il pinguino che va sulla mongolfiera, tu li sfrutti tutti per poi espanderti. Vabbè, senti, sono andato a vedere le Pensavo volesse essere cremata. essere cremata ci vuole comunque una bara. Ma stai bene? Soltanto perché mi sono fatto la barba e ho comprato un vestito nuovo. Non vuol dire che io non abbia passato l'inferno. Mentre tu a malapena mi rispondevi ai messaggi. Quando Ludo, Sammy. mamma era in clinica, pensavamo che lei si fosse stabilizzata, ma ci mancava comunque un supporto. C'è una differenza di orario tra qui e l'Australia, in caso te ne fossi dimenticato. Ma pensavo che i soldi che ti mandavo fossero utili. Allora, Ludo, non capisco. Ho fatto un sacco di sacrifici per venire qui, tu sai benissimo che non è facile. Tra l'ospedale, i corsi di formazione. Vabbè, non capisci. Il Cosa? punto è che ti dovevi comportare in un modo più responsabile. In un modo più responsabile io? Ma allora sei scemo. Vi ho offerto io di mandare mamma da me e voi non avete voluto. Ma se mamma non capisce una parola di inglese da sana, figurati con l'Alzheimer. Le avresti causato solo danni. Ho seguito il suo caso, ho letto tutte le analisi, vi ho consigliato io le migliori cure, abbiamo eseguito tutto insieme, passo dopo passo. Sì, per messaggio? E poi comunque mamma non è un caso. Era una donna che purtroppo non era più la stessa. Beh, Ah, grazie, so come funziona l'Alzheimer. non credo, non eri qui. Questa è una palla, io sono venuta. Emma, il punto è che tu mi hai preso per uno dei tuoi pinguini. Cosa c'è lì? Ah, dimenticavo. Il cibo. Ho pagato tutto io. Ah, pensavo che la tavola fosse apparecchiata solo per decorazione. Vabbè. Lasagna o pasta? Comunque, pago io. L'hai già detta questa cosa, la smetti di fare la ricca? Ludo, intendo il funerale. Pago io. Quindi, se c'è bisogno di una bara in più, prendiamo una bara in più. Così ti ci nascondi dentro? Come sei divertente.